Ci siamo quasi, emozione palpabile, ma perché sott'acqua? Perché è così che ci siamo conosciuti, quindi era il modo migliore per coronare questa storia. Oltretutto nelle acque della vostra città. Certo, sì. E oltretutto qui al Morrevo, perché ci siamo conosciuti nel 2008 qui al Morrevo, quindi durante un corso sub. E da lì poi è nato l'amore e la passione per il mare, perché adesso siamo due istruttori, quindi abbiamo continuato insieme, lavoriamo insieme, stiamo insieme. Bombola e Muta pronti, il costume per lei è rigorosamente candido. Taranto ben si presta ad una pratica di nicchia, ma che si sta facendo conoscere, il matrimonio subacqueo. Per l'esattezza si tratta di una benedizione degli anelli. Tutti gli occhi sono puntati su Luana e Filippo, anche chi sta prendendo il sole o è comodamente rilassato sul proprio materassino. La sposa deve pensare a tantissime cose prima di questo giorno, a partire dall'abito e anche qualche frivolezza, perché no? E una sposa subacquea, che cosa deve pensare? Al mare, che sia buono. Oggi non ci ha graziato molto, però fa niente. Quando l'avete detto a parenti e amici, che vi hanno risposto? Beh, è un po' inusuale come cosa, però diciamo che l'80% dei nostri amici sono tutti subacquei. Il prete viene sott'acqua con voi? Sì, il prete ci accompagna sott'acqua, quindi ci sarà lo scambio degli anelli sott'acqua.